Ciao a tutti, oramai da tanti mesi ricevo sempre mail che mi chiedono la colonna sonora di Harry Potter, specialmente un tema particolare che adesso sentirete. Allora, il brano è bellissimo, però attenzione, ci sono tante alterazioni. Ad esempio, non c'è nessun si così, ma tutti i si sono si bemolle. Alcuni di voi lo suonano in questo modo, un sol senza dito del la. Per me questo è inascoltabile, per me è proprio stonato, e quindi io faccio questo, un fa senza dito del la. Questo per me è si bemolle. Poi, in tutto il brano, ci sono i mi bemolle, in basso, devi fare un re e poi scoprire uno dei due forellini, oppure mezzo foro, se hai un singolo foro qui, ok? Quindi questo è mi bemolle, quando invece è alto, è questo. Questo è il mi bemolle alto. Poi ci sono dei la bemolle, che è questo, un re senza il dito e sol, e poi alcuni do diesis. In basso, devi lasciare libero un forellino, e in alto, reggere il flauto col mignolo appoggiandolo qua, e questo è il do diesis alto. Allora, dal punto di vista melodico il brano è davvero eccezionale, sentirete poi un'orchestrazione davvero ad alti livelli, e infatti questa colonna sonora, seppur abbastanza recente, è già famosa, è già fa parte della storia del cinema. Il brano prima ve lo suono da solo, lentamente, e poi ve lo faccio con la base. Ah, una cosa importante, prima di tutto, non sperate di riuscire a starmi dietro guardando le note in sovraimpressione, perché anche se suonerò lentamente, il brano va ragionato con calma. Quindi se potete, andate qui sotto, c'è scritto come entrare nel mio blog, è tutto gratis. Quindi col mouse destro cliccate sull'immagine Harry Potter, vi scaricate il file e poi ve lo stampate. Questa è la cosa migliore, cioè stampatevi l'immagine. Dovete averla di fronte a voi sul tavolo con calma e così lo suoniamo insieme. Poi, quando vi suona la versione originale, beh, lì c'è da andare, quindi concentrati e pronti a entrare nel magico mondo di Harry Potter. Poi, come vedete, siamo arrivati a battuta 32, 10 battute di pausa. Vado avanti, eh?